Ho portato due lavori che sono, diciamo, frutto di due anime diverse, che sono i due filoni che seguo ormai da sempre, da tantissimi anni. Uno è dedicato al paesaggio, alle grandi vedute, ai paesaggi selvaggi, naturali, e l'altro ai paesaggi urbani, soprattutto notturni. E, il primo, diciamo, quello che riguarda il paesaggio, è una grande, una specie di tributo, una ballata, secondo me, un po' un omaggio al grande paesaggio di frontiera, con vedute, diciamo, un po' aspre, un po' dure. E qui ci sono alcuni pezzi che compongono questo lavoro. E diciamo l'ispirazione, così, l'idea nasce un po' dalla fascinazione per, diciamo, dei grandi viaggi dell'epoca moderna, prima epoca moderna, delle grandi scoperte, fino ai grandi viaggi dell'Ottocento, il mito dell'esotico e quindi della scoperta di un mondo altro dal nostro, insomma, di grande natura violenta e sublime. L'altro filone invece, diciamo, che c'è qui in particolare delle foto di Chicago e di New York, che sono due progetti che ho ormai pronti per fare dei nuovi libri. Sono due città su cui lavoro da tempo e è un filone che nasce dalla fascinazione per il cinema, per l'amore per la fotografia, per i set. Ecco, è due anime contrapposte ma che convivono nel mio modo di fare fotografia da sempre, diciamo 50-50, metà metà. L'idea di confine, di frontiera, è, diciamo, un'idea che mi affascina e mi attira proprio per quello che riguarda il paesaggio. E mentre nella città mi interessa proprio l'esplorazione dello spazio, diciamo, un po' non abbandonato, ma comunque spogliato dalla presenza umana. E del fondale come scena, ecco, come contenitore di una possibile storia, è un fondale suggerito proprio come scenografia. E quello che hanno in comune i due lavori credo sia questo fatto appunto di essere comunque delle visioni dove la presenza umana praticamente non c'è. E c'è questo senso di essere, non si capisce mai se uno è il primo che arriva in un posto o l'ultimo che se ne va e che è rimasto lì a presidiare qualcosa di abbandonato. E in questo senso mi vengono in mente i set dopo che sono stati usati del cinema.